chiamate Arlecchino, come il burattino. No, nemmeno il mio mi chiamo così. Quando c'ero piccolino avevo un parolo, mato, che invece di bastonare, è frustava. Una volta me la frusta così forte che mi si è venuta la schiena tutta rombi e quadrati. E mi ha detto sempre Arlecchino e si è messo a ridere. E da allora mi chiamo così, per ridere. Arlecchino non indossa più il suo costume a rombi, gli unici che gli sono rimasti sono quelli sulla schiena, segni delle frustate del suo padrone. È l'Arlecchino, servitore di due padroni, quello andato in scena al Teatro Petrarca di Arezzo per la regia di Valerio Binasco. Il capolavoro di Carlo Goldoni, scritto nel 1753, torna così con un sapore moderno, guardando più alla commedia all'italiana che alla commedia dell'arte. Questa lettera è stata aperta? Impossibile! Ma è impossibile, la bestia è sigillata adesso col pane? Io lo so, Maria, cosa vuol dire che non lo sai? Chi l'ha offerta? Dimmelo, perché lo voglio sapere! E come se la verità, signor? Siamo tutti capaci di farla, giusto? Alla posta che era una lettera anche per me! E come se un poco leggere, infatti, invece di leggere la mia, ho aperto la sua lettera così da... Sì, va bene! Ad interpretare l'Arlecchino contemporaneo l'attore comico Natalino Balasso, affamato, bugiardo, disperato e disposto, come si sa, a servire due padroni, complicando le loro vite tra equivoci e sotterfugi. Ma Arlecchino è anche il bimbo mai cresciuto, timido ed ingenuo, a cui si perdona tutto. Due volte mi hai aperto le lettere, sì! Arlecchino non è il solo protagonista, i due padroni infatti sono due amanti separati da un omicidio che loro insaputa alloggiano nella stessa locanda. Lei si finge il fratello morto ucciso dal suo amante, vestendosi di nero e ne rivendica la promessa sposa. Di lui, sorella, voi siete? Sì. E dov'è vostro fratello? È morto. Di un colpo di spada per mano del mio fidanzato. È una storia lunga, signora, ma è per cercare lui! In nome di tutte le leggi dell'amicizia e dell'amore, non traditemi e non ditelo a nessuno. Ma perché non dovrei dirlo a nessuno? Perché, signora, è troppo importante per me.